L'ospedale non chiude, anzi dobbiamo migliorare realtà come questa. Sono queste le dichiarazioni del direttore generale Giuseppe Longo in visita qui, reparto di pediatria dell'ospedale di Cava dei Tirreni, ma ascoltiamole direttamente. Come per il Ruggi, dove è previsto un progetto di trasferimento, ne ho parlato con il presidente, lo stesso dobbiamo fare per gli altri ospedali, quindi per il Fucito, per Cava, per il da Procida, per Castiglione, dove ognuno deve avere una sua specificità e per ognuno di loro deve essere messo su un progetto di riqualificazione. Qui a Cava il discorso penso che sia diverso, nel senso la mia visita oggi serve sì per testimoniare la mia presenza, per iniziare a visitare l'area critica, quindi pronto soccorso, rianimazione, e iniziare a vedere in prima battuta quali possono essere le più forti criticità. Al suo fianco l'avete visto il primo cittadino di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, è visibilmente soddisfatto rispetto alle dichiarazioni pubbliche appunto del direttore generale. Alla giornata di quelle propizie infatti è stato donato un puntatore oculare a due bambine, Giovanna e Fabiana. Abbiamo ascoltato a tal proposito anche le madri visibilmente emozionate. Ci permette di comunicare con Fabiana, lei con Giovanna naturalmente, e di entrare in un mondo che, ti ripeto, può sembrare un mondo tutto loro, ma loro ci sono e io spero di conoscere e scoprire tante cose di Nana. Avere un bimbo in difficoltà è un punto, ma averne un altro, cioè un bimbo con delle problematiche diverse, per noi questa è la nostra seconda casa, ci tengo a dirlo, e anche di notte corriamo qua e abbiamo sempre le porte aperte, sempre, in qualsiasi ora della giornata, di notte, e sono degli angeli. I nostri angeli. Sindrome diretta, una malattia degenerativa, e grazie proprio a questi strumenti dall'alta tecnologia riusciranno maggiormente a poter comunicare con i propri genitori. Abbiamo ascoltato anche la dottoressa Maria Grazia D'Adamo, che è qui attiva al reparto di pediatria dell'ospedale di Cava dei Tirreni. Questo strumento che serve a queste bimbe che non hanno la capacità di comunicare in maniera convenzionale a causa di una rara, terribile malattia neurologica, non hanno la capacità di comunicare sia con le parole, sia con i gesti, sia con la scrittura, ma solo con gli occhi, questi bellissimi occhi che hanno e che a mamma e papà dicono tutto, ma che diranno tutto anche a noi grazie al puntatore.